Tutto pronto per la prima edizione dell'Adriatic Cup, il torneo di Ultimate Frisbee che ho organizzato dall'Ultimate Frisbee Fano. Si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio presso l'impianto sportivo in via Feliciano Scarpellini 1 a Pesaro. Alla conferenza erano presenti alcuni componenti dell'Ultimate Fano, una società diventata punto di riferimento a livello nazionale per questo sport. Come nasce la vostra attività e in che cosa consiste? Noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, siamo in campo dal 2001, questa associazione è stata fondata da ragazzi nel 2001 di circa 25 anni, portiamo avanti questo nostro sport che si chiama Ultimate Frisbee, il quale ci tengo a dirlo perché è una novità degli ultimi mesi, è entrato all'interno del CONI tramite la nomenclatura di Flying Disc, per cui insomma è una importante novità da citare. Portiamo avanti, come dicevo, la pratica dell'Ultimate Frisbee, uno sport che si gioca in un campo di 100 metri per 37, 7 persone contro 7 persone, le categorie sono open, ovvero maschile, women, femminile, e la peculiarità c'è anche la sezione mixed, cioè appunto la sezione mista dove giocano uomini e donne insieme. Un'altra peculiarità, quella che ci piace sempre ricordare, è che non c'è la presenza dell'arbitro, per cui le persone che giocano a questo sport si auto-arbitrano e sono tenute a chiamarsi falli o farsi appunto le relative chiamate e risolverle in un tempo limitato. Questo comporta che appunto ci si debba comportare correttamente. Alla fine delle partite, oltre appunto il risultato di mete che si fanno, c'è anche il risultato dello spirito del gioco. Siamo qui oggi alla Sala Rossa del Comune di Pesaro, appunto perché abbiamo appena presentato l'Adriatic Cup, come possiamo vedere qua dalle nostre bellissime maglie, un torneo di Ultimate Frisbee mixed che si giocherà l'8 e 9 luglio, quindi questo fine settimana, presso la Technovool Rugby Park in via Feliciano Scarpellini. Riunirà atleti da tutta Italia, di diverse 10 squadre da varie regioni, Puglia, Lazio, Lombardia, Trentino, le nostre squadre di Fano, delle Marche, e anche due nazionali under 20 mixte che hanno scelto il nostro torneo per prepararsi all'Europeo che ci sarà a Padova quest'anno. Il torneo si svolgerà sabato con la fase a gironi, e ci saranno partite tutto il giorno e successivamente domenica le fasi finali con i quarti, le semifinali e la finale prevista per le 15 e a seguire le premiazioni. E il nostro invito lo rivolgiamo a tutti i cittadini della provincia di Pesaro Urbino a venire a conoscere il nostro sport, garantiamo che sarà un'occasione unica per il fatto che non si fanno molti tornei di frisbee nelle vicinanze, e quindi se volete conoscere un nuovo sport vi invitiamo, soprattutto i giovani e gli appassionati dello sport.